inizialmente era nato un progetto per denunciare il fatto che non ci fosse una legge. Buongiorno ragazzi, siamo tornati con l'intervista del Fantasy Day e abbiamo, come potete vedere, Vincenzo Cagliazzo, Davide Marotta, sempre della produzione del cast di Amore Vostra Donna. Allora, una domanda per te Vincenzo. Il film tratta un argomento molto delicato. C'è comunque il tema del revenge porn, c'è questo videotto che è stato comunque divulgato. Volevo chiederti innanzitutto come si tratta un argomento così delicato in un film senza scadere o nel banale e senza, come dire, esaltarla magari in modo sbagliato? Sì, allora, è stato sicuramente molto complesso affrontare la storia, anche la sceneggiatura, perché comunque avevamo una serie di problematiche che innanzitutto la delicatezza del tema, perché comunque era una tematica che andava affrontata in un certo modo e non sapevamo neanche noi sceneggiatori come affrontarla in realtà, ma anche perché c'era la scena di sesso che lei doveva fare, il video che poi veniva divulgato, cioè c'era pure anche una motivazione perché doveva fare il video, perché si è drogata, ha bevuto, perché è una ragazza normale, perché è come tante, perché è particolare, cioè c'erano tutta una serie di dinamiche difficili da affrontare, soprattutto per fare un film per tutti, perché comunque l'idea era comunque di fare un film per ragazzi e quindi questo argomento andava affrontato in un certo modo, quindi diciamo innanzitutto sceneggiatura. Poi quando abbiamo cominciato a scrivere, era il 2018-2019, quindi non era neanche stata fatta la legge sul revenge porn. Quindi inizialmente era nato un progetto per denunciare il fatto che non ci fosse una legge. Poi nel 2019 è uscita questa legge, quindi poi abbiamo aggiunto la didascalia finale che dice nel 2019 è uscita questa legge che condanna, anche se comunque sono delle condanne irrisorie. La legge secondo me, la mia personale opinione, non è ancora completa al 100%, non riesce ancora ad affrontare questa problematica al meglio, quindi andrebbe sicuramente migliorata con altre norme, altre leggi più severe sull'argomento, diciamo. E a proposito di stilare la sceneggiatura, la trama ha si sviluppa comunque con un parallelismo tra gli altri film fantastici, comunque c'è un arco di fumetti e chiaramente i personaggi si sviluppano su queste due dimensioni. Effettivamente, cosa significa portare avanti una trama con queste tinte? Chiaramente è una domanda anche per quanto riguarda il lato attoriale, ecco. Quindi il processo come si evolve? E come si fa ad andare comunque di pari passo in queste due dimensioni che vanno in parallelo? Sì, rispondo prima io. Beh, sì, sicuramente l'idea nostra era proprio quella di cercare di affrontare questo parallelismo, quindi trovare una storia che potesse avere questo parallelismo. E quindi l'idea della protagonista disegnatrice ci dava la possibilità quindi di creare un mondo diverso da quello della realtà, però un mondo abbastanza realistico tra virgolette, cioè accettabile da parte del pubblico, perché chiaramente quando tu vai a fare qualcosa che ha a che fare col fantasy, con un film diciamo dove ci sono dei personaggi così particolari in un'epoca così strana, diciamo, ti vai a confrontare con altri film che magari vengono fatti con milioni di dollari. Quindi la nostra idea è stata quella di creare il fumetto proprio perché rende allo spettatore una sorta di giustificazione di tutto quello che accade. Dice ok, questo è un fumetto, quindi tu ci credi a quello che succede proprio perché sai che è un fumetto. Quindi cioè, non avendo anche i mezzi, insomma, è anche difficile, è stato fatto nella parte fumettistica un grande lavoro, veramente un dispendio di energie da parte sua e tutte le persone che hanno, insomma, collaborato a questo film.
anche il lavoro di Valentino, ha fatto dei costumi eccezionali, però è stato fatto un lavorone veramente grosso. Ecco, se avevamo dei milioni di euro come gli americani era molto più semplice, invece questo è un film veramente artigianale. Anche i costumi sono stati costruiti pezzo su pezzo, è un caldo che non ti dica da costruire, però veramente c'è stata tanta, c'è stata una grande collaborazione, tutti abbiamo creduto in questo progetto dall'inizio, che Enzo era uno dei primi attori, quando Enzo mi ha parlato di questo progetto, io sono un amante del fantasy. E quindi quando me ne ha parlato ho detto, ma è bellissimo questo doppio ruolo, io non ho mai fatto un doppio ruolo così, quindi è stato bello, poi la scelta degli attori, c'è stato un grande lavoro attorno a questo film, anche se è un film low budget, non di grandi mezzi, però il lavoro l'ha fatto Enzo. Sì, vabbè, sicuramente quando lo vedono non lo dicono, che cioè nel senso non ci pensano proprio. Non possono pensare budget, quando è costato. Ma in ogni caso sarà sempre low budget, fino a 800.000 euro e sarà sempre low budget, perché chiaramente questi sono film che andrebbero. Però diciamo che la parte di fantasia è anche la parte sperimentale del film. Cioè, l'esperimento era quello di creare un film canonico, drammatico sulla storia di questa ragazza, però dargli uno spunto di intrattenimento, una parte anche divertente, di avventura, che potesse, diciamo, un po' un attimo incantare il pubblico per farti vedere la parte. Sì. Quindi cioè, l'esperimento è questo, cioè non è solo un film drammatico, ma c'è questa parte di intrattenimento nel film, anche se comunque le dinamiche del cinema oggi sono, cioè speriamo di avere al più presto un riscontro anche dal pubblico, perché comunque a Giffoni è piaciuto tantissimo. Ai ragazzi, e è uscito in una sala a Napoli e comunque la sala è stata sempre piena. Grazie, diciamo, a questa cosa sono entrate altre distribuzioni che lo distribuiranno in 20 sale adesso a luglio. Sì. Quindi diciamo è un crescere che ci fa piacere, diciamo quando è uscito al cinema Vittoria, se andava poca gente si sarebbe fermato lì, invece comunque no, vedendo che c'è un pubblico crescerà, poi magari se ci vanno persone potrebbe uscire in altre sale. Un momento difficile per il cinema italiano, perché se noi andiamo a vedere delle statistiche dei grandi attori o grandi registi, i soldi non si fanno più. Gente come Carlo Verdone facevano 15-20 milioni, adesso ne fanno, se fai 4 milioni è un successo, se ne riesci a fare. Allora ne fa pure vabbè, ma voglio dire. E a proposito di questo, in realtà volevo anche collegarmi a questo tema su un dibattito che ormai comunque è famosissimo, insomma, sul vedere comunque i film alle sale, in un'epoca in cui comunque siamo sommersi da streaming, da film streaming. Ecco, chi meglio di voi comunque può dirci effettivamente, può darci un'opinione, anche da detti ai lavori, chiaramente, questo dibattito, dove vi ponete, dove vi riconoscete? Allora, diciamo che innanzitutto bisogna guardare i film al di fuori delle piattaforme, cioè uno dovrebbe vedere il cinema indipendentemente dalle piattaforme, invece vedo che spesso se consigli un film ti chiedono su che piattaforma sta. Secondo me bisognerebbe cominciare a vedere questo e capire che comunque la piattaforma migliore è sempre Rai Play, ci stanno i film più belli e i film migliori, diciamo il resto delle piattaforme sono più improntate sulle serie televisive, che io non guardo molto, cioè non mi piacciono più di tanto, perché spesso sono fatte, cioè so come sono fatte, e sapendo come sono fatte so che comunque sono dei prodotti fatti a tavolino, sono dei prodotti fatti in un certo modo. Secondo me la cosa migliore per il cinema sarebbe proprio mandare le serie televisive al cinema e far andare i ragazzi per vedere le serie televisive e farle andare al cinema, perché così tornerebbero al cinema e qualcuno si va a vedere anche qualche altro film. Quindi secondo me una soluzione potrebbe essere questa, sì, vietare, cioè comunque se c'è una serie bella
che la gente segue, indipendentemente se a me piace o no, però se piace alle persone, ma vietate la televisione per un mese e la mandate al cinema. E loro sono obbligati ad andare a vedere al cinema. Ecco, una soluzione un po' drastica per ripopolare le sale. Come non è, sì, secondo me, sì, nemmeno posso... giusto, dopo un mese di programmazione, vedere un film dal cinema alla piattaforma. È normale che la gente poi non ci va più, cioè non ci va più, cioè hanno solo i giovani al cinema. Sono dinamiche economiche, cioè oggi ci si guadagna così. Se esiste a me non ci vanno al cinema. I giovani aspettano il film americano, ecco, fantasy, Tim Burton. I film americani, sì, d'avventura, Spider-Man, i Guardiani, questi vanno bene. Però poi i film italiani, sono film che vanno film bene. Anche belli, però non fanno soldi. Secondo me... insomma, si predilige, magari a volte la... un po' la rovina, le piattaforme sono la rovina. Perché a me, personalmente, penso che piace il cinema. E quello di andare al, sì, cinema... sì, l'esperienza è diversa. Perciò dico, un ragazzo di 16 anni, 18 anni che si vede la serie in televisione, quando la vedrà al cinema anche la serie televisiva sarà più bella, quindi si potrebbe innamorare del cinema, di andare al cinema come evento, come esperienza personale. Oggi che faccio, vado al cinema, diciamo, questa è l'esperienza, sì, sì. Ma anche ti ritrovo di altre persone, sì, di altre persone che parlano di quella serie televisiva nel foyer del cinema, cioè, esatto. Potrebbe essere, secondo me, è più giusto fare questo. Facciamo un fantasma. Va bene ragazzi, io vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie a voi. Perfetto, grazie.